Benvenuti in una puntata ecologica di Transport Fever 2. Io sono Mike Senza Nome, il vostro host per la prossima 20 minuti, 25, 30, quello che durerà questa puntata, perché ovviamente non posso saperlo adesso quanto durerà, ma state attenti perché ci troviamo nella cittadina di pepsinogeno. Il pepsinogeno è una cosa molto importante che avete anche dentro di voi, ma voi non sapete di averla, a dir la verità. E questa non è una battuta, cioè vabbè, lasciamo perdere, andate a cercare su Google cos'è un pepsinogeno e ne parliamo successivamente, dopo l'intro. Buongiorno signore e signori e bellissime creature e tutti voi che siete qua con me per estrema potenza. Che vogliamo fare quest'oggi? Beh, siamo a pepsinogeno e vogliamo fare una puntata ecologica perché vogliamo tenere fuori il rumore da pepsinogeno. E come si ottiene questo? Beh, ovviamente mettendo tutta una barabaccia cicocò qua fuori dalla città, giustamente. E come si fa? Guardate, non sapete cosa ho fatto? No problem, ve lo spiego io. Ho preso un senso unico e per qualche motivo mi ha messo giù un semaforo. Ma che cacchio, meno male che devo tenere lontano il rumore. Togliamo un paio di semafori che sono di troppo. Perfetto, grazie. E perché c'è l'aereo che passa, scusatemi se sono un po' tecnologico. Abbiamo una rampa, senso unico, che va di qua ed entra da quest'altra parte e viene da quest'altra parte qua giù. Perfetto, e perché? Perché vado a configurare questa linea, che dovrebbe essere una post-station entrance. Quindi si entra così di violenza nella station. E vogliamo uscire, beh, proprio qua dove c'è sta cazzo di cosa, ok? Vogliamo uscire così. Vogliamo poter uscire dove ci pare piace. E perché usciamo dove ci pare piace? Perché poi andiamo qua, andiamo su Streets di nuovo, andiamo su una ramp. E gli diciamo, hey baby, devi uscire di qua, ok? E voi dite, Mike, ma a che serve sta roba? Beh, signori, questa roba serve per non inciucciarsi troppo la vita. O meglio, invece di avere il camion che viene, si ferma qua e sterza dentro, viene, sale sulla rampa, esce, bam, sbuca direttamente qua dentro, capito? Probabilmente le mie linee dell'autobus non lo apprezzeranno, ma in realtà non esistono ancora le linee dell'autobus, quindi non possono apprezzarlo. Togliamo il semaforo da là. Togliamo tutti i semafori possibili e immaginabili. Ancora non ho trovato un utilizzo ai semafori. Ma siamo ancora giovani. Siamo nel 1936. Siamo praticamente quindi quasi super mega evoluti. 1936, che è un anno difficile per l'Europa, come ben sapete. Per fortuna noi ci troviamo in Veneto. E il Veneto, come ben sapete, è una nazione a sé stante. Il nostro obiettivo è quello di renderla grande ancora una volta. E voi vi state ancora domandando perché c***o ho costruito una linea del genere qua in mezzo al nulla. Beh, ora che me lo state dicendo me lo sto chiedendo anch'io. Però sembrerebbe che per fortuna pepsinogeno sud arriva nel range passenger terminal. Dove cacchio lo posso mettere? Con questa parte. Se ci metto un terminal qua dei passengers, vi piace? Sembrerebbe che le personcine possono andare da là fin qua. Ma a dire la verità non era proprio pensato per l'aeroporto, ma adesso già che c'è l'aeroporto, insomma, penso che possiamo anche sfruttarlo. E come possiamo sfruttarlo? E che cacchio ne so, cioè perché pensate che io abbia sempre tutte le risposte? Dunque, vedo che questa è una station sulla parte destra. È in mezzo alla città? Esatto. Quindi avremo una nuova linea che farà da bus navetta tra lì e qua. E poi già che ci siamo tornerà su quella stradina e poi si ritornerà. Vedete che lui fa questa manovra strana. Dovete guardare la linea di colore verde scuro. Fa questa manovra strana. Vedete come si incrociano qua? A noi piace quando si incrociano. La risposta è nine. Non ci piace quando si incrociano. Quindi andiamo qua, andiamo su waypoint e ci mettiamo un waypoint qua sopra. Torniamo a noi. Quindi dopo High Street, che è quella, aggiungiamo una stazioncina che sarà questo waypoint. E voilà! Nessuno si incrocia più con nessuno. Ma vogliamo avere più potenza ancora? Assolutamente. Andiamo qua. Andiamo su Roads. Andiamo su miglioramela. Bus Lane Tool. E quindi tac e tac. E già che ci siamo, anche qua un tac e un altro tac. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che adesso abbiamo una corsia degli autobus. Gli altri non possono viaggiare su questa parte, ok? I miei camion staranno lontani adesso da questa parte, teoricamente, vero? Ah sì, beh, vediamo l'efficacia di questa linea.
Madonnina santa, non funziona per un cazzen. Ottimo, così volevo io. Proprio questo volevo. Costruire mattoni 10 su 12. Ho bisogno di più mattoni, dici? Dammi dove sono i mattoni? Hello? Mattoni? 53 mattoni. Cazzo, non è mica colpa mia se gli aerei però sono tutti dall'altra parte. Trasporto mattoni nel frattempo, dice: hey baby, sto iniziando ad avere anch'io abbastanza potenza. Hey baby, ancora non abbiamo collegato Cunicolo con la cittadina di Mastropio. Abbiamo ancora un sacco di cose in ballo, ma quest'oggi ci concentriamo su Pepsinogeno. Sto per inciucciare la cosa ulteriormente, perché giustamente non posso ancora mettere una seconda pista d'atterraggio o la pista più lunga, quindi sto per inciucciarsi tutto. Il rumore com'è? Beh, il rumore viene generato tutto qua, però tutto sommato viene attutito in qualche maniera. Proviamo a fare un test. Terrain Tools, tiramelo in su. Strength abbastanza, brush ancora più potente, lo vogliamo. Ok, voglio vedere. E se io ti tiro su qua una montagna così. Eccola, la montagnetta. Cambio gli effetti del rumore. Proviamo a metterci una montagnetta anche da questa parte. Io direi che il rumore si sta un ciccione ritirando. Ovviamente dovete prendere presente che ci stanno gli aerei, io non è che posso. Poi un giorno avremo gli autobus ecologici, tutto il resto sarà ecologico. Ho speso 3 milioni per fare due colline, quindi va bene così. Nel frattempo abbiamo messo giù un Pepsinogeno South da questa parte. In realtà non ce ne fregava un cazzo in tutta questa linea. Cioè quello che ce ne fregava, a dire la verità, era semplicemente andare da quest'altra parte e iniziare a collegare tutto con Mastropio. Mastropio non ha nessun nesso con Pepsinogeno che si trova là in fondo, quindi sarà la possibilità per il popolo di Mastropio di andare ulteriormente da quell'altra parte. Mamma mia, culo al lago, come sta violento. Madonnina santa, 50.000 cose da fare. Oh, 14. È il momento di cambiare questi manage vehicles, selezionare tutti. Switch benza. Madonna, e così diventa praticamente Uber Power, il rate raddoppia con questi nuovi camioncioni trasporto merci violento, incredibile. Come sta messa la fabbrica del pane? È ancora qua che sta facendo fatica con lo shipment. Dobbiamo portare lo shipment, anzi dobbiamo portare il pane anche da qualche altra parte, perché Mastropio al momento ne ha, ma non ne ha bisogno di così tanta forse. Scusate, parti dalla tastiera. Ok, no, si è ripresa. Abbiamo iniziato nello scorso episodio un progetto, se vi ricordate, che era quello del trasporto del pane, che veniva fin qua e non abbiamo portato a termine, tanto per cambiare. Quindi questo si doveva incrociare con quello, tenendo presente il fatto che non vogliamo semafori. Semafori maledetti. Quindi Mike voleva venire di violenza con un building, con una postation di scaricamento delle merci abbastanza idiotic, esattamente là. Ok, bene, quindi prendo una linea, new line, da qua portare anche il pane qua giù. Direi che la linea per Garda possiamo anche smantellarla. Ok, abbiamo un treno che porta a Garda, la gente vuole andare col treno, non con l'aereo. Quindi manage line, quindi da Volatile International non andiamo più a Garda Branch, signori, ma andremo direttamente a Pepsinogeno Sud. Quindi l'aereo cambierà rotta in volo, e tra l'altro è un vecchio aereo questo. Ci va bene un vecchio aereo? No, bello, vogliamo il Douglas. 1 milione e passa per avere un aereo violento, il nuovo Douglas, che fa i 300 all'ora e ci farà fare un sacco di soldi. Ma soprattutto inizierà a portare personcine qua giù. E perché porterà personcine qua giù? Perché Mike è povero e quindi vuole anche, tra le altre cose, prendere un altro mezzo, che nello specifico sarà un bus. Un bus buono. Non sapendo gestire, prenderemo un Schneider o un Daimler. Beh, prenderemo uno Schneider per essere diversi. Quindi selezioneremo la line 1, che abbiamo lasciato chiamato line 1, che in realtà sarà la navetta aeroporto Pepsi. Ok? Questa è la navetta aeroporto Pepsi. Viene, prende un po' di gente, la porta di là. È tutto molto regolare, tutto molto potente. Era questo quello che volevamo fare? Questa è una bella domanda. Vediamo se... eccoli là, stia caricando i mattoni, arriva fatalità.
il camioncione che prende a consegna i mattoni, se li carica su e se li porta in città. Pepsinogeno sta crescendo. Sta crescendo di violenza, Pepsinogeno. Bravo, cucciolo, bravo. Adesso vedrai che le tue destinations aumenteranno. Perché voi dite, Mike, ma perché hai fatto questo? Madonna, sa, me l'avete chiesto anche prima, un attimo. Che cacchio, che, ma che cacchio. Aspetta, scusami, configura una Cicenin. Cargo terminal. Un altro cargo terminal. Non so se va bene mescolare i cargo terminal con i terminal degli altro tipo, ma fa stesso. Verrà a scaricarlo qua. Colore rosso adesso non ci piace più. Adesso è una linea aerea blu. Ottimo. E questa dovrà portare il pane. Il pane, signori. Cioè, ma che cacchio voleva portare il pane? Adesso io non volevo portare il pane, ma mi sono finito a portare il pane. Quindi uno Junker. Iniziamo dal basso. Con linea 1. Linea 1 nello specifico sarà ovviamente trasporto pane intercontinentale. Ok? Di trasporto pane intercontinentale. La mia nuova linea. Madonna, sai, 100% del supply di benzina a Mastropio. È in continuo expansion. Continua crescita. Cucula al lago anche qua i primi. Madonnina santa. Consegna strumenti, sta andando bene, sì. Vediamo che qua, tra l'altro, non abbiamo abbastanza production adesso. Perché? Perché bisogna andare a monte. Ovviamente mi dirà, non hai abbastanza... Non hai abbastanza production perché non hai abbastanza consegna di legname. Ed è qua che entra in gioco. Vediamo, questo è 405. È qua che entra in gioco la seconda foresta grigia. Ok? Da qua prendiamo, portiamo là e facciamo ancora più big money. Era questo che volevo fare all'inizio puntata? No. Riesco mai a rispettare qualcosa di qui che voglio fare all'inizio puntata? Nel 90% dei casi, no. Con notevole semplicità, visto che Mike aveva già calcolato in anticipo questa evenienza. Arriviamo e ci colleghiamo subito al binarietto qua vicino. Guardalo là. Da qua potrei prendere un binarietto che va e si collega così. Vedete, ma che cazzo è sta roba? Non ti preoccupare, Mike. Sono sicuro che nella realtà è sempre tutto bello e perfetto, eh. Cioè, vabbè, non dico niente. Poi vi lamentate che io faccio gli incroci, ma avete mai visto una stazione che è tutta così, ingarbugliata? Ok? Vabbè. Tranquillo, Mike. Tranquillo che poi ti si vede quella venusa in testa e non va bene. Da là, ti colleghi lì. Avrai un colore verde. Solo 11 milioni? Ma spendi sti soldi. E quindi verso la foresta grigia noi andiamo. Benissimo, shipment sta aumentando ancora prima di iniziare a fare qualcosa. Perché dice, hey baby, io ho bisogno, give it to me. E allora adesso abbiamo la foresta grigia, il treno 8. Treno legname grigio. È importante dare i nomi giusti alle foreste grigie e alle foreste di Greta. Perché Greta ci guarda sempre, signori, ricordatevelo. E il trenozzo sarà verde. Se è grigio, è verde. Ok, perfetto. Abbiamo le prime personcine che con violenza e coraggio partono a piedi e vanno giustamente a prendere l'aereo. Ok? È tutto così spettacolare. No, locomotiva, la BRE94. Cosa diavolo è questa cosa? Ovviamente con la nuova locomotiva dobbiamo rivedere un paio di cosucce, signori. A partire dal treno del petrolio grezzo. Treno del petrolio grezzo, gli facciamo scaricare. Anzi, a partire da questi treni, perché questi sono quelli che ci fanno guadagnare più in assoluto. Quindi questo trenozzo, che è il secondo sulla linea, lo smantelliamo. E andiamo a vedere effettivamente quanta è l'efficacia del nuovo treno preso. Il nuovo treno petrolio grezzo. Treno petrolio grezzo, rate 372. Quindi mi stai dicendo che gli basterebbero un cicino di vagoncini in più. 1, 2, 3, 4. 207 ha di capienza questo treno. Cioè, non so se vi spiego. 207 di capienza. Adesso, ovviamente, questo primo viaggio sarà un po' da schifo, perché 83 su 207 non è neanche un 50%. Ma... Questo mi fa riflettere sul senso del secondo trenino, che è questo, che Mike decide di vendere. Quindi andare a cambiare anche il treno base del petrolio grezzo, il BRE94. Perché? Perché ha 3000 kW di potenza, ok? 363 kN rispetto all'attuale che ha 196. Ci capiamo? Ok, potenza.
Andiamo quindi a prendere Tankara. Wow! Ho guadagnato 1.000.000 cugliere in un mese! Incredibile! Questo non me l'avrei mai aspettato. Però possiamo vedere che è ancora excellent con 207 di capacità. 243? Sottidiscilo per 10 milioni! Oh mio Dio! I primi super vermoni extra large! Adesso diventerà un problema con le stazioni costruite un po' troppo corte. A mo' di piccio banana. Ok? Piccio banana a braccino corto, signori. Quello è il senso. Quindi adesso andiamo a vedere i guadagni degli aerei. Andiamo a vedere tutto, andiamo a vedere. Eccolo qua. Bam, 1.100.000. Oh, ok, vai nel deposito un cicenin. Un paio di vagoncini, forse uno. Uno in più dovrebbero essere sufficienti. Vediamo il treno 7 che ha 2.43. Fa 3.86 di rate. Ok, ma consideriamo che ha anche la strada più lunga e tutto il resto. Quindi un altro paio di vagoncini anche per te. 404. 404. 25 vagoni. Non finisce più. È lunghissimo. È bellissimo. Ma è potentissimo anche. Quindi la violenza ci piace. Ma non sugli animali. E neanche sulle donne. Beh, gli uomini se vogliono picchiarsi tra di loro che facciano pure. Perché lo faccio in un ambiente sicuro e lontano dalle personcine che non vogliono avere a che fare con tutto ciò. Comunque, detto questo, ovviamente un altro messaggio per il sociale da parte di Mike Senza Nome, signori. Approvate questi messaggi, lasciate un commento, fatemi sapere quello che ne pensate. Quindi il vermone entra nel deposito, come al solito è svanito nel nulla, bravo vermone. E direi che 1, 2, anche per te. Petrolio grezzo e via, via. Andiamo a vedere un attimo cosa dice, scusami, finances, air, ok, investi, cioè, guadagni, sì, a bomba. Pieno di guadagni così, mi sembra di leggere qua. Guadagni 1.000.000 in un anno, sì, va bene. Mamma mia, un altro achievement, ma cosa sto combinando oggi? Un treno pieno di 250 pezzi di carico. Il trenozzo, ovviamente, questo è il trenozzo potentissimo. Ovviamente si deve meritare questo nome e ovviamente mi dice che non c'è nessun puff elettrico. A posto. Perché? Perché eccolo qua, il piccio banana di Mike, come stavo dicendo, le stazioncine sono troppo corte rispetto ai trenozzi che abbiamo adesso, che sono uber mega giganti. E che si fa? Teoricamente dovrei fare gli scambi, ok? Molto più in là. Oppure fare questi cazzo di collegamenti così orribili da vedere, che permettono al trenozzo di girarsi come per magia a sto giro, ok? Però al secondo giro non gli permetterà più di girarsi così per magia. Quindi dovrò semplicemente demolire un po' di questa stazioncina e aumentare le sue dimensioni. Perfetto. Tutti andati via? Tutti fuori dalle balle? Ottimo. Iniziamo col demolishing. Abbiamo visto che fin qua più o meno c'era il problema. Di conseguenza, questo avrà delle ripercussioni sull'ultima curva. Perché come potete vedere, tutto deve cambiare qua. Madonnina santa, mi sa che abbiamo esagerato un po' con i vagoncini. Rate a 513 è un po' esagerato persino per il nostro pozzo, che poverino non riesce a soddisfare la richiesta. Quindi potrei andare su manage vehicle. 25 vagoncini sono decisamente tanti. Potrei fare ovviamente la substitution, come ben sapete. Quindi prendo la Brie e poi prendo ovviamente un fottiglione di questi. Questo ne ha 25, quindi 2.25. Per la scienza noi faremo 207. Ok, devo pagare. 207. Il rating dovrebbe cambiare, ma 472 è ancora esagerato. Quindi forse dovremmo cambiare ulteriormente e fare delle piccole modifiche estremamente estreme. Torniamo a Pepsinogeno, vediamo cosa è cambiato nel frattempo. Possiamo osservare che ci stanno delle personcine che aspettano sull'aereo, ok? Frequenza 15 minuti. Non è proprio il maximus, ma dove si trova esattamente l'aereo? Ah, appena preso il volo, tra l'altro, ci sono ancora 20 persone che aspettano. Direi che è il caso di clonarlo, allora, eh? Lo cloniamo. E quindi abbiamo un Douglas, un altro Douglas, che viene a caricare personcine. No, cucciolo. Dovevi venire qua a prendere la gente, brutto imbranato che non sei altro. E qua inizia ad esserci in ciuccia aerea adesso. Madonna santa, arriva anche il primo pane.
Il primo pane arriva in città. Oh, Dio santissimo. E io che me ne faccio di sto pane? E dobbiamo ovviamente occuparci anche del pane, signori. Dov'è che serve il pane in questa città? Pepsinogeno ormai lo stiamo facendo esplodere in maniera irruenta. Direi che questa è una buona stradina, ok? Questa è una buona stradina dove scaricare il pane. Lo buttiamo giù dal camioncino e scappiamo via. Lo faremo esattamente lì. Ma come potete osservare, tra l'altro, le street sono un po' stretus. Vedete? Ci piace il fatto che la stradina è stretta? Questa stradina così ci permette di arrivare al massimo di 30 all'ora. Ci piace? Assolutamente no. Quindi dobbiamo... Construction not possible. Che mi prende per il culo? Prende per il culo? Viene fuori che nel centro storico di Pepsinogeno non possiamo modificare la strada. Maledetti amministrativi urbani che non siete altro. Ma si dà la fortuna che noi, insomma, possiamo comunque fregarcene. E andiamo con Pepsinogeno Exchange, quella roba lì. Andiamo di qua, facciamo questo ambarabacicico così. E ovviamente gli diamo un colore bello. Ok, questa è consegna pane. Consegna pane. Così Pepsinogeno tuvruf, attraverso le stelle. Così mi diciamo, noi in Veneto diciamo così, signori. Non so se voi avete modi particolari di dire. Se avete modi particolari di dire, ditelo nei commenti, perché è importante sapere, insomma, farsi... Ma che cazzo ho fatto, Mike? Mike, il Saurertush. Saurertush, ci piace Saurertush. Ma la consegna pane non deve andare all'exchange. No, deve andare qua. Sì. Diciamo che questi ingressi così inattesi non sono di nostro gradimento. Però vediamo se riesco a farglielo venire da qua sotto. Prima del Pepsinogeno cargo, facciamo venire di qua. Non so cos'è peggio. Quindi, due camion che consegnano il pane. Consegnano il pane che con tanta fatica e sudore siamo riusciti a portare qua giù. Adesso non so esattamente dove cacchio è finito il pane. Pane intercontinentale, eccolo qua, bene. Aereo, dove sei, bello? Stai tornando alla base, stai tornando a Mastropio, ok? Quanto pane ci abbiamo? 68 di pane ci abbiamo, Madonna santa! Pieno così di pane! Clonalo una volta e clonalo due volte! E porca miseria, comprane uno anche da qua magari, no? Così iniziamo subito a trasportare un po' di pane. Sembra che abbiamo fatto decollare anche gli aerei in tutti i sensi, capito? Così a occhio, credo che ci sia qualche problema con gli aerei. Forse ne ho tipo un po' troppi, però... tutto questo non dipende da me interamente, dipende dal fatto che il gioco non si decide maledettamente a darmi la possibilità di costruire il secondo, la seconda pista d'atterraggio, ok? Io avessi una seconda pista d'atterraggio, tutto questo ambarabacicicocco che vedete non succederebbe, per ovvie ragioni. E mi sta un po' sulle palle tutta questa cosa, perché sono aerei che potrebbero farmi guadagnare soldi, e invece sono aerei che stanno qua a non fare assolutamente niente. Cioè, nel senso, guardate che scena. Ma ti sembra normale una roba del genere? Ma iniziate a decollare un pochettino, per favore. Mannaggia, fa passare il tempo. Quando cacchio capisce l'umanità che è il caso di avere forse tipo due piste invece di averne solo una? Non è che posso mettere due aeroporti il tempo che sblocco le piste. Maledizione. E con questo triste evento e triste veduta, io direi che posso concludere qua questo episodio. Non vi ho ancora spiegato il perché ho fatto tutto questo ambaravacicico qua fuori. Essenzialmente perché sarà un centro di scambio di quelli come non si sono mai visti da nessuna parte prima. E dove sto cercando di piazzare questa station? Ma sto cercando di piazzare in maniera abbastanza utile, che non sia troppo utile ma neanche troppo inutile. Quindi sto cercando di demolire parte di questa stradina, oppure anche tutta, così come ho appena fatto, perché vorrei mettere giù la stazioncina del treno. La stazioncina del treno che dovrebbe essere più o meno così. Non so appena leggere e scrivere, sapete, signori. In modo che la gente possa venire a prendere il trenino. Ma non è molto elegante. Passenger buildings. Sì, passenger buildings, un par di palle. Che vado a mettere là, le passenger buildings? Andrò a mettere un track da questa parte. Andrò a mettere qualche platform, magari, da questa parte.
Ok, decorazioni extra abbiamo sbloccato. Benissimo, nessuno ha voluto avvisare però che ci stanno queste decorazioni prima. Ma passenger buildings, eccola qua. Un altro passenger building, così. Ma se io demolisco questa e questa, posso metterla più grande? Ovviamente no, perché l'ho costruita troppo vicino. Ovviamente, maledetto bastardo. Quindi costruiamo per la seconda volta la train station. Dopo un po' di fatica, ecco il motivo, signori, per cui ho fatto tutto questo ambarabacci ciccoccò. Ok? Adesso così non dirà molto, ma in realtà questo, il bellissimo pepsinogeno, diventerà il centro che ci permetterà di svilupparci da questa parte, tra Kendall, Santa Giustina e cos'altro abbiamo là in fondo. Ah, Winterfell, è perché è vicino alla muraglia, non la vediamo per quel motivo. Ma fino al prossimo episodio io direi che adesso stiamo portando pane e stiamo portando mattoni e stiamo andando veramente di violenza. Quindi ci vediamo al prossimo episodio, state impotenti e passo chiudo. Sono Mike senza nome, ovviamente. Ciao!